È un mitico. L'adora. Certo. Quindi legge tutte le sue inserti. Sì, ma poi quando abbiamo fatto quella cosa alla Carbonera. Sì, ero giudice virtuale. Della, è vero, della sì, Iron sì. Blog. Soltanto che c'era una cosa dopo in seguito che non ho capito. Che c'era. Era una scritta di Chela Blu su di me quando ho lasciato Trattoria, che c'era scritto chiedilo a Bernardi. Oh Bernardo, ma che significa quando tu hai scritto di me la mantia non si capisce perché ha lasciato Trattoria invece dei tre coltelli, tre forchette, una sta diatriba assurda, guarda. Quando volete cose, io sono sempre a vostra disposizione, quindi chiamatemi. Perfetto. E io vi rispondo a tutto. Oltre che vi do le ricette, ecco, non c'è problema, assolutamente. Ma lei adora Chela Blu, però lei lo sa anche che è adoratissimo dalle donne, che è lo chef più amato e più sexy. Ma infatti vorrei chiedere a Blu, io vorrei fare, te lo giuro, allora mi dovete credere. Perché non so siciliano anche secondo me. Non sto scherzando su quello che sto dicendo. Vorrei capire perché. Cioè vorrei praticamente che invece di dare giudizi così, vorrei capire praticamente che so, la mantia mi piace per questo motivo. Che innanzitutto è un uomo ai fornelli. Vabbè, ma tutti sono uomo ai fornelli, ma scusa. Cioè poi è siciliano. Siciliani ce ne sono pure 2 milioni, guarda, veramente. Sa quel film, mai visto quel film di che si chiama Tutte le donne della mia vita? Lei è paragonata a Zingaretti in quel film. Il film è stato fatto su di me, non è che sono paragonato a Zingaretti. Ah, è proprio su di lei, ispirato a lei, però è un film bruttissimo, ma l'ha visto. Lo so, l'hanno montato male per tutta una questione di produzione, post-produzione e cose varie, però io sono stato che sul set per 2 mesi, tra l'altro a Stromboli, dove ho passato 4 settimane, perché tutta quella fase finale... praticamente diciamo che mi appartiene, perché qual è il sunto del film che è importante, che lo dovete sapere. C'è uno chef praticamente ovviamente di grande fantasia, di grande energia e tutte queste cose, che ama le donne, quindi la vita, queste passioni, perché la cucina è passione. A un certo punto praticamente si ritrova in una situazione che non riesce più a gestire quelle situazioni e ritorna indietro nel tempo, quindi lui ritorna nella sua isola dove va in giro per contadini e campetti, va a raccogliere i 4 ingredienti praticamente e cucina per tutte le donne della sua vita. Quello è il tema, quindi qual è? Ma è vera questa cosa? Si è ispirata a una cosa sua? Assolutamente, perché va bene che c'è il successo, i media, i riflettori, però noi siamo praticamente concettualmente delle persone che maneggiano una materia prima che appartiene praticamente a un progetto povero. Ma lei l'ha organizzato una cena per tutte le donne della sua vita? Io tutti i giorni organizzo cena per le donne della mia vita. E quante sono? No, le donne della mia vita tra virgolette, perché praticamente siccome mi definisco una persona che ringrazia Dio di fare un lavoro straordinario, che è quello di nutrire, ok, quindi il rapporto che c'è tra il cuoco e il commensale in senso lato, sia uomo che donna, però preferisco le donne praticamente, è quello di nutrire la donna, quindi è un rapporto talmente intimo, perché la donna o l'uomo ingoia qualcosa che io praticamente ho pensato, ho messo sul piatto e ho portato sul tavolo, capito? Quindi è quello il concetto, tutte le donne della mia vita, non nel senso di playboy, nel senso che praticamente tu nutri ogni giorno tutta quella gente che richiede qualcosa da te, capito? Ma lei è meglio, è meglio di Zingaretti, però. In che senso? È più bello di Zingaretti, lei. Zingaretti è intrigante. È intrigante. Che deve tantissimo.